centro di Eucaristia, ma anche terminata l'Eucaristia dalla tua ordinazione, del tuo inizio di ministero. Ti raccomando sempre come parroco l'umiltà, non solo nel celebrare l'Eucaristia, ma anche nel vivere il tuo apostolato, il tuo presbiterato. Essere come Gesù, umile. Essere come Maria, umile. Essere come San Filippo Neri, umile. Il Signore ti accompagna. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere tutti i secoli dei secoli. Thank you.
questa profonda confusione, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Salva il tuo popolo, Signore. Salve. Perché non vi sia divisione e rancore tra quanti vivono nella stessa casa e nello stesso quartiere, ma nel dialogo e nella comprensione reciproca si stabilisca un vero clima di speranza e di pace. Preghiamo. Santo, glorioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova la nostra vera pace e facciamo quanto sta in noi per costruire un mondo rinnovato nella vita. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, ci accetta le
e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e a te, Dio, Padre suo onnipotente, resi grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
bello presbitero prima della conclusione, un rito solenne di questa prima presidenza della Santa Eucaristia, prenda la parola. Sarò breve perché è una ripresa e di gratitudine per tutti voi. Ho il cuore gonfio di commozione e gli occhi pieni dei tanti volti che ho incontrato sia venerdì in cattedrale che oggi in questa bellissima chiesa di San Giuseppe. Parola di stupore perché Dio, Padre misericordioso, ha voluto chinarsi sulla mia persona per ricoprirla con la sua grazia, con il dono del presbiterato. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi perché andiate e portiate frutto e questo frutto rimane. Parola di stupore, dicevo, ma anche di gratitudine per la schiera innumerevole di persone amiche che mi hanno condotto quasi per mano fino a questo punto. E alcune mi hanno letteralmente preso in braccio questo lungo cammino verso questo giorno di festa. E allora vorrei ringraziare davvero ciascuno di voi, uno per uno, menzionarvi tutti, perché ognuno di voi è stato un incontro provvidenziale, una storia meravigliosa che vorrei raccontare un po' per intero, anche con tutti i dettagli in particolare, però è impossibile, siete tanti. Ma vi prometto che con ognuno mi fermerò a chiacchierare un po', a comunicare, forse in questo momento soltanto a provare a sussurrare con uno sguardo, con un abbraccio, quello che sto vivendo in questo momento e che sento essere infinitamente più grande di me. Perché quello che sto vivendo non è mio, è nostro. Oggi non è la festa di Don Piero, oggi è la nostra festa, è la festa di tutti. La festa di un popolo in cammino che, attraverso un'altra direzione dal cielo, continua a far sentire la sua presenza. Il Padre continua a far sentire la sua presenza. Nonostante tutto, Dio continua a non lasciarci soli. Tra di voi, però, ci sono alcune persone in particolare che devo menzionare e ricordare. Non si offendano gli altri, però ringraziarle è un bisogno del cuore. Con il sacerdozio la Chiesa è diventata la mia sposa amata. E mi piace un'immagine che ha usato Papa Francesco, Santo Padre, che ha definito la Chiesa come una comunità educante verso il Regno dei Cieli, famiglia di tante famiglie. E sono state tantissime le famiglie che mi hanno educato alla vita buona del Vangelo, che mi hanno plasmato come uomo, che mi hanno amato, costruito, protetto e reso ciò che sono oggi. Quindi ringrazio Dio per la mia famiglia naturale, Babbo Sebastiano, lo riconoscete perché è quello che sta piangendo qui. Mia mamma Laura, la riconoscete perché è la più bella. Mio straordinario, forte, sensibile, fratello Luigi, che non è mio fratello minore, è mio fratello maggiore, maggiore in tutto, in forza, in sensibilità, in coraggio. Mia sorella Francesca, che alla ragazza è cugina, però in realtà è la mia sorellina, le mie super zie, Silvia e Beatrice. Mio padrino Gianluca, che mai avrebbe pensato come tenere la mano sulla spalla che mi ha condotto oggi a questo giorno incredibile. E i miei meravigliosi nonni, nonno Piero, da cui prendo il nome della passione per il calcio, Milan, proprio fuori, questa cosa. E nonna Maria, Maria Assunta, anche se sono presente qui, ho pregato tanto. Stato ascoltato, sono veramente felice. Da loro, da tutte queste persone che ho citato, ho imparato il gusto di una vita semplice, una vita leggera, una vita generosa, una vita allegra. Sì, siamo una famiglia che, nonostante le difficoltà e le croci che ogni famiglia
li attraversa, ha sempre saputo vedere il buono e il bello in tutto, ha sempre saputo essere gioiosa, chi ci conosce lo sa. Questo mi ha costituito, questa gioia squisitamente evangelica mi ha corroborato, mi ha trasformato in chi sono oggi. Sembrerà egoistico questo, lo so, e so che tutti non hanno avuto questa grazia, ma io ho avuto un'infanzia molto felice, perché sono cresciuto in una famiglia gioiosa, che non mi ha mai fatto mancare niente, e non finirò mai di ringraziare Dio per questo dono, penso. Per questo dono che per niente è scontato, e ringraziare voi, famiglia stretta, per tutto ciò che quotidianamente, con il sacrificio che avete donato. E ringrazio ovviamente anche tutto il resto della famiglia, figli, cugini, parenti, sia dalla parte di babbo che di mamma, grazie per la vicinanza e l'affetto. Chissà, forse grazie a queste occasioni con alcuni di voi si possono allacciare un po' di rapporti, di allacciare, iniziare a frequentarsi un po' di più. Addio affido questo benedetto. Ringrazio Dio per un'altra famiglia, i tanti sacerdoti e le suore che hanno sostenuto con i loro esempi la mia vocazione, siete stati tanti. Tutti i superiori del seminario, in particolare il nostro arcivescovo, il signor Sabba, che è stato anche il mio rettore per 5 anni, mi ha dato formazione al seminario regionale di Sabba, e non Salvatore Forse. Ringrazio tanto Mura, l'attuale rettore, tutti i padri spirituali, gli animatori, le suore figlie di San Giuseppe. Ringrazio il rettore del seminario comunitario, Don Diego, e Don Marco Carta, suo predecessore, che mi accorse il seminario tempo fa. Ringrazio i vescovi presenti alla mia ordinazione, quelli che hanno assicurato il ricordo della preghiera, padre Paolo Azzini, per aver creduto sempre in me nei lunghi anni della formazione, sua eccellenza Monsignor Pietro Meloni, che nonostante i lacciati di salute ha voluto essere presente all'ordinazione, questo è stato per me un dono immenso. Tutte queste sono state figure bellissime, incontri decisivi che mi hanno fatto innamorare sempre più del ministero ordinario. Vi chiedo, continuate a stare ancora vicini. Ed è impossibile, impossibile dimenticare, mi è sembrato doveroso oggi farlo nella Santa Messa, alcune figure sacerdotali gigantesche di questa comunità parrocchiale di San Giuseppe. Abbiamo ricordato Monsignor Masia, Don Leonardo Carboni, che anche se non ho avuto, diciamo, la fortuna di incontrare e conoscere su questa terra, mi sento da sempre legato a loro, come se avessi fatto tesoro comunque attraverso questa comunità, della loro paternità e dei loro insegnamenti. Ma in particolare vorrei ricordare Monsignor Sebastiano Mera. Donera mi aiutò a muovere i primi timidi passetti verso il discernimento vocazionale, quelli più delicati, prima, accompagnandomi come un padre, sostenendomi, pregando per me. Il suo ricordo, la sua generosità, il suo carattere forte è ancora vivo in me e sono sicuro in tanti di voi. E ringrazio Dio per voi, amici presbiteri qui presenti, ringrazio i miei carissimi compagni di seminario, i diaconi, i religiosi, consacrate al Signore, i seminaristi, i turritani. Ringrazio tutti voi per i molteplici segni di affetto e soprattutto per le preghiere che avete rivolto al Signore per me. Due famiglie ci tengo a ringraziare in modo particolare. Una è l'Azione Cattolica. Uno stile di vita ho imparato da questa associazione, una palestra di amore, di comunione, di fraternità, dove sono cresciuto e che mi ha insegnato in tutti questi anni attraverso incontri così ordinariamente eccezionali una cosa, forse la più importante, il coraggio di un'adesione piena alla nostra fede, la consapevolezza in mezzo a questo caos di poter fare e riuscire a fare scelte sane e buone. Siete tanti ed è bello vedervi qui presenti, non sarete solo senza ognuno di voi, a cominciare dagli educatori. Quanto mi avete dato forse lo stiamo scoprendo insieme solo ora, dei miei tanti compagni di gruppo, dalla CR ai giovanissimi fino a
fondamentali tutti per la mia maturazione personale e sociale, e dal gruppo adulti o adultissimi dell'Azione Cattolica di San Giuseppe, sempre così attento a ogni mio bisogno e vicinissimo nella preghiera. Un pensiero speciale che mi va alla CR e al gruppo giovanissimi che sono ancora in cammino, e vi dico: affidatevi ai vostri educatori così come ho fatto io, e abbiate il coraggio di continuare a camminare insieme verso la santità. La seconda famiglia è quella della Caritas e autorità, in particolare l'ufficio animazione, nel quale da volontario in questi ultimi anni ho avuto modo di conoscere le realtà più bisognose del nostro territorio. La coloratissima famiglia Claudio, circolo di parrocchia, che quest'anno festeggia i suoi 10 anni di attività. Ecco, sotto quel tendone, quel cammino umano e spirituale ha sensibilizzato tantissimi adolescenti e giovani al tema del servizio e della carità verso il popolo, e ha trasformato profondamente anche me, rendendo non solo il mio naso rosso, ma anche il mio cuore talmente grosso da essere sempre più vicino a chi soffre, a chi è marginato e dimenticato. E quindi grazie a tantissimi animatori che ho conosciuto, sono avvicendati, con voi ho condiviso lacrime e sudore, rinascite, momenti forti di umanità e momenti fortissimi. Ringrazio tutte le comunità parrocchiali, anche queste per me delle famiglie, oltre a questa mia di origine, che mi hanno accolto, sopportato e voluto bene in questi anni, dove ho svolto il mio ministero, il mio servizio, scusate, da seminarista e poi il mio ministero diaconale. Grazie a Don Roberto Azzori, alla comunità di San Giuseppe, a Pieve, come vedete, San Giuseppe non mi abbandona mai, sono andato a Cagliari e sono capitato proprio nella parrocchia di San Giuseppe, dove ho fatto 3 anni meravigliosi. Grazie, ringrazio Dio voi per avermi fatto vivere 2 anni di grazia e condizione inaspettata nella comunità di San Bartolomeo a Ossi, 70 anni di antologia. I 2 anni Ossi sono stati, lo sapete, sempre uno dei più belli della mia formazione, quindi ringrazio di cuore tutti gli ossesi, fanno via la voce, per la loro immensa ospitalità, per l'affetto dimostrato, soprattutto nel periodo di preparazione al diaconato. Non dimenticherò mai tutto l'amore che mi avete dato. Ed è doveroso ringraziare Don Andrea Star, che per me è un amico, un fratello, un punto di riferimento. Sulla parete dell'oratorio, in una stanza di Ossi, abbiamo fatto scrivere una frase di Papa Francesco: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. È rarissimo, ve lo dico, trovare un amico vero, ed è ancora più raro trovare un amico che ti riempie il cuore con la gioia del Gesù, come hai fatto tu, Don Andrea, con me, e come fai tu con tutti quelli che incontri. Grazie per tutto ciò che mi hai dato. E ringrazio Don Antonio Caso della comunità di Sant'Orsola, mia attuale parrocchia del riferimento. Grazie per l'accoglienza semplice, la bellezza di questi primi mesi vissuti insieme. Non vedo l'ora di cominciare davvero questo cammino e iniziare a costruire qualcosa di bello. Ringrazio Dio poi per i tantissimi bambini, gli adolescenti e i giovani che sono stati per quasi la totalità della mia vita una bella e appassionante ragione del mio di avere più attenzione ai poveri e ai bisognosi. Rendimi consolatore dei sofferenti, guida per le anime che in te cercano la via, la verità e la vita. Rendimi annunciatore con la parola e con l'esempio delle grandi opere del tuo amore, ora e per sempre. Amen.
così al naturale. Grazie.